muito nível de inglês. Ecco te. Ciao a tutti, sono lieto di ritrovarvi qua dopo un paio di settimane. Sono stato invitato a tenere una breve relazione, gentilmente mi è stato concesso questo tempo, cercherò di utilizzarlo dando un messaggio di, diciamo, di speranza, senza nessun riferimento al ministro Speranza ovviamente, ma quello che è importante sapere, qui mi rivolgo ai cittadini che stanno qua, ma anche alle forze dell'ordine che stanno là e magari anche in mezzo a noi, perché in tutte le democrazie moderne, anche già un paio di secoli fa, poi farò riferimenti, ci sono stati tutti gli elementi per praticamente evitare le degenerazioni delle democrazie. E che cosa succede? Succede che a un certo punto la democrazia viene invasa dall'interno. Qualunque democrazia, perché nella sua stessa struttura di base permette l'intrusione da forze esterne in maniera non selettiva e quindi a rischio poi di essere usurpata nei propri valori. E questo sta succedendo attualmente non solo particolarmente in Italia, ma in tutta Europa e anche nel resto del mondo. Perché? Perché c'è una piovra che domina da almeno 16 secoli e che appare di tanto in tanto e si manifesta nei momenti chiave, come questo attuale. Noi siamo, poi parlerò dell'articolo 54 e 52 della Costituzione analoghi, ma noi siamo in una fase in cui l'uomo, da che esiste l'Homo sapiens sapiens, non si è mai trovato prima, perché noi siamo una generazione che dovrà affrontare delle prove inimmaginabili fino anche solo 20, 30, 40 anni fa. E mi parlo dei problemi della sparizione del lavoro, cioè entro qualche anno, probabilmente 3, 4, 5 anni, cominceranno ad essere inserite nelle catene produttive che ancora sono rimaste in Italia dopo la fuga delle imprese degli anni 80-90 in Cina, in Indonesia, eccetera, per cui ci si ritroverà a dover fare i conti in competizione con l'intelligenza artificiale, con i droni, eccetera, eccetera. Non con i droni, scusate, gli automi, ecco, diciamo in generale. E quindi il lavoro sarà sempre più una merce che diventerà di proprietà di chi la compra al più basso prezzo, e cioè pensate alle macchine utensili intelligenti, che faccio un esempio classico. La Benetton circa 35-40 anni fa delocalizzò le sue fabbriche di maglioni in Cina, perché qui in Italia c'erano circa 2.000 operai a cui pagava gli stipendi, i contributi, eccetera, eccetera, che costavano una barca di quattrini, quando in Cina costavano 100 volte di meno. Per cui i maglioni che vendeva all'epoca, 40 anni fa, a 200.000 lire, lì costavano alla produzione forse 5.000 lire, forse, ma neanche probabilmente. E questo permetteva dei guadagni extra large, proprio a livello di dimensione di maglione. Quindi, però, è successo qualcosa, appunto, l'informatizzazione, l'automatizzazione informatica della produzione. Che cosa è successo? In Giappone circa 7-8 anni fa scoprirono un sistema semi-intelligente di intelligenza artificiale che permetteva la produzione dei cinque pezzi che servivano per produrre, per, diciamo, così c'è,
si riassieme le cinque pezze in maniera automatica e quindi evitando la presenza umana. Oggi la Benetton ha rimesso in produzione gli stabilimenti che c'aveva nel Veneto, ha insediato le macchine giapponesi e lavora in Italia producendo maglioni made in Italy, quando ci vede scritto made in Italy dice beh finalmente torniamo alle origini, alla verità. E invece sì, è vero, ma è anche vero che quei 2000 operai che lavoravano prima alla Benetton adesso se ne stanno a casa perché in cambio ci sono 6 tecnici informatici e che stanno lì e controllano i computer che lavorano per conto degli uomini. Questo per dire quindi che siamo in una fase in cui c'è di fronte, abbiamo la perdita completamente di qualunque tipo di lavoro, non solo di un genere di lavoro che è successo nella prima, seconda e terza rivoluzione industriale. Oggi siamo alla quarta rivoluzione industriale o anche alla quinta addirittura in alcune fasi, per cui ci dobbiamo confrontare con un nemico che non si ammala mai, non fa figli, non va in vacanza, non dorme 8 ore al giorno, non fa le ferie e non fa gli scioperi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo per capire che sotto questo profilo siamo perdenti. Quindi o si instaura, e questo anticipo le possibili domande che potrete fare, ma nel 2015 i nostri cari responsabili della Commissione europea si sono resi conto di questo dramma che sta per avvenire, è già incominciato. E nel 2015 misero in piedi ben 5 commissioni, voi sapete cos'è una commissione europea, 5, quindi con un dispendio notevolissimo di risorse, di denaro, eccetera, perché la situazione è gravissima. Immaginate, senza un contributo da parte dello Stato, come molti finalmente oggi fortunatamente abbiamo, anche io, perché io ormai sono in pensione, ma con questo regime attuale, questo non solo questo attuale in Italia, ma in giro per il mondo, e anche quello che uno può rammentare del sistema sociale di 5, 10, 15 anni fa, non se ne uscirà mai. Non è questo il modo di affrontare le problematiche. Questi signori invece hanno pensato che ammazzando qualche milione di persone magari risolvono un problema. Il problema non si risolve né ammazzando un milione di persone né un miliardo di persone, perché come Isaac Asimov aveva previsto già nel 1942, aveva immaginato, lui da scienziato oltre che scrittore di fantascienza, aveva immaginato una società di qualche centinaio di anni, 2100-2200, ma evidentemente aveva già una base di elementi su cui supportare i suoi ragionamenti fondatissimi che gradualmente si stanno disvelando. Quindi il problema va affrontato ben più alla radice di questi signori che ci vogliono ammazzare attraverso le vaccinazioni occulte di DNA, non DNA o quant'altro. Questa è solo una miserabile, ripeto, idea, se potessero avere delle idee i nostri governanti, che pensano di risolvere il problema riducendo quelli che pongono il problema. Allora, dicevo, noi dobbiamo affrontare una serie di problemi, non solo questo, dobbiamo affrontare il problema della sovrappopolazione, il problema dell'ambiente, il problema del cambio di cultura, perché noi oggi siamo gli eredi di alcuni salti quantici derivanti dai cambiamenti scientifici. La prima rivoluzione industriale, la seconda, la terza, la quarta e probabilmente siamo già alla quinta. Perché? Perché nel corso degli secoli precedenti che hanno visto la rivoluzione, il passaggio dalla società contadina a quella della prima rivoluzione industriale e poi tutte le altre, hanno avuto il tempo di metabolizzare la scienza, le modifiche di contenimento sociale, di gestione dei rapporti, delle responsabilità civili. Faccio un esempio, lo dico sempre, la Tesla qualche anno fa, la fabbrica di auto elettroniche ed elettriche, da alcuni anni, come anche la BMW, la Toyota e altri, che stanno sperimentando segretamente le
auto a conduzione automatica, cioè quelle che non prevedono più l'intervento dell'uomo. Quindi per esempio anche lì perderanno il lavoro milioni di tassisti, milioni di guidatori, piloti e compagnia bella, degli autobus, dei treni e così via. Tanto per tornare indietro a quello che stavo dicendo prima. Quindi la Tesla che cosa ha fatto? Sta facendo questi test, come tutti gli altri che ho detto, sta facendo questi test e, guarda caso, va in giro per le strade a ammazzare persone, perché da quando è stata messa su strada per provare l'efficacia e l'efficienza dei suoi dispositivi ha ammazzato ben 5 persone. Allora gli sorge il problema: chi è responsabile? Mark Zuckerberg, che è il proprietario della Tesla, uno dei proprietari, o il progettista della macchina, o il progettista del software, o che ne so, il costruttore che costruisce il meccanico che l'ha riparata? C'è un vuoto legislativo che non è l'unico vuoto, è un'infinità di vuoti, ed è questo il problema per cui i governi mondiali, quelli che una volta erano i governi nazionali, non sanno più che pesci prendere, perché noi stiamo vivendo qualcosa che non è più umano. Siamo nel transumano, nel postumanesimo. Noi siamo in competizione, come ho detto prima, con le macchine. Quindi il problema alla fine di tutti i giochi che abbiamo visto è il Covid, il Green Pass, è l'antipasto, è l'anticamera di tutti questi problemi. Il problema è il futuro. Che faremo nel futuro? Chi ci governerà? Come ci sostanteremo? Perché allora, quello che è importante da riconoscere è che nel corso delle 5 rivoluzioni industriali tutti quanti abbiamo avuto dei benefici da queste rivoluzioni industriali, perché l'uomo lavorava con il somaro prima della prima rivoluzione industriale. Dickens racconta dei bambini in miniera che trasportavano i carrelli col carbone a 5 anni di età e così via, no? Beh, fortunatamente è arrivata la macchina a vapore che ha tolto i bambini dallo spingere i carrelli con il carbone, e quindi bene. La seconda rivoluzione industriale, meglio ancora. La terza rivoluzione industriale, in cui siamo ancora inseriti, ci vede finalmente tutti con la macchina, motorizzati, con gli ospedali che dovrebbero funzionare, i magistrati che dovrebbero esistere, eccetera eccetera. Comunque uno Stato esiste, dovrebbe esistere, e invece qui siamo al dissociamento totale, perché da una parte abbiamo l'assalto della grande finanza internazionale che sta comprando tutte le efficienze, tutte le gemme, i gioielli di famiglia, sia particolarmente in Italia ma dappertutto, attraverso la Cina o attraverso altre multinazionali di vario genere, e questa situazione ci porta al depauperamento economico e quindi anche la difficoltà da parte dei gestori del potere nazionali, che dovrebbero risolvere questi problemi, che pensano veramente solamente di risolvere il problema svendendo gioielli di famiglia, appunto dello Stato, del demanio, e viceversa indebitandoci costantemente. Siamo arrivati a 2.700 miliardi di euro di debito pubblico, quando continuamente tutti gli anni paghiamo circa 100 miliardi di euro di interessi. E perché? Perché per pagare tutte le varie pensioni, i vari sussidi che stanno mettendo in piedi per cercare di evitare la rivolta popolare per l'assalto ai forni, cercano di trovare delle soluzioni, ma lavoro, capacità inventiva non va oltre questo. Quindi, per tornare al discorso con cui sono qua stasera, l'articolo 54 e l'articolo 52. Allora, cerco di leggere, sperando di riuscire. Non riesco perché è buio. Comunque, il 52 dice praticamente che tutti quelli che hanno un lavoro pubblico, tutti i cittadini hanno il dovere di rispettare la Costituzione, eccetera eccetera eccetera. L'articolo 54 dice che tutti i cittadini, in particolare quelli che hanno prestato il giuramento, come i nostri cari amici cittadini delle forze dell'ordine, hanno l'obbligo di rispettarla e di farla rispettare la Costituzione. Quindi faccio dei flashback molto brevi. Nel 1793, era il terzo anno della rivoluzione francese, uscì
la Costituzione dell'anno prima, che sembra un'assurdità, un ossimoro, ma in realtà c'è un motivo, non lo dico io, troppo lungo, però questa Costituzione prevedeva, gli articoli erano lunghi 35, era lungo 35, 35 articoli, non mi veniva, 35 articoli, quindi 35 degli articoli dal 32, 33, 34 e 35 diceva, diciamo molto sommariamente, che i cittadini quando vedevano che lo Stato non faceva più interesse ai cittadini avevano l'obbligo di sovvertire la classe dirigente. È chiaro? Sì, l'ho detto di proposito. Allora, lo stesso diceva, dicevano i nostri cari padri fondatori della patria, cioè Aldo Moro e Giuseppe Dossetti, che nel momento in cui era la Costituzione, la Costituente in atto, cioè nel 1946, fecero una serie di proposte alla Commissione in cui intendevano appunto diciamo replicare e mettere in evidenza questo dettato, che appunto è la valvola di sfogo della Repubblica Democratica, che viene messa in moto nel momento in cui viene invasa dall'interno da forze che distruggono lo scollante sociale, come sta accadendo adesso. E quindi loro, solo per aver avuto diciamo, l'ardire di dire e proporre delle cose del genere, furono messi all'angolo con un po' di tempo. Questi signori hanno tempo lunghi, non è che se tu fai una cosa ti mettono in carcere. Sì, se lo ricordano, e poi dopo qualche anno te la fanno pagare. Infatti Giuseppe Dossetti l'hanno costretto a fare l'eremita in un'abbazia, non mi ricordo più dove, in Toscana, e Aldo Moro l'hanno fatto fare per la fine che ha fatto, anche per altri motivi. Ricordiamoci le 500 lire a Retusa e le 500 lire a Delfino. Qualcuno se le ricorderà, no? Quelle che c'erano il simbolo del delfino sopra. Ecco, quelli erano biglietti di Stato, poi ne parliamo. Allora, tornando all'articolo 52 e 54, quindi diciamo ci sono stati anche molti predecessori, uno fra i quali il signor Amato, il signor Sottile, no? Che nel 1961, in occasione di vari incontri pubblici, lui disse che era un diritto e un dovere del cittadino che, appunto, ravvisando la conquista e l'usurpazione da parte di enti esterni agli organi di Stato, aveva l'onere e l'onore di agire per rimettere in piedi le strutture e le basi dello Stato. La stessa cosa diciamo, poi è stata fatta in tantissimi altri posti, in tantissime altre occasioni, ma evidentemente se ne sono dimenticati soprattutto quelli che dovrebbero intervenire, cioè quelli che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, e cioè i magistrati, gli organi della forza dell'ordine e tutti quelli che hanno l'obbligo nella pubblica amministrazione di fare questo. E appunto, mi rivolgo sempre agli amici delle forze dell'ordine, avrebbero dunque questa cosa è scritta già nell'articolo 52 e l'articolo 54, ma soprattutto è scritta nel testo unico delle forze dell'ordine, cioè all'articolo, adesso mi ricordo più se è 729 o 739, c'è scritto che quando un militare riceve un ordine palesemente incostituzionale, all'ordine di disobbedire, di relazionare il suo superiore e di prendere decisioni del caso. Quindi mi riferisco a voi che state nel profondo, quando è che vi rivoltate a questa usurpazione? Vorrei sapere la cosa, ma lascio abbastanza bella, e sarà per un'altra occasione che vi racconterò qualche altro fatto importante per come gestire la vostra sensazione di incapacità, di impossibilità a reagire, di inutilità, di questa sensazione di vostra inutilità, che è la più grave forma psicologica di compromissione dell'integrità psicologica dell'individuo.